Onorevole Minardo, la situazione insomma è un pochino critica, adesso hanno incrociato le braccia gli operai che lavorano per l'autostrada, oggi un incontro in prefettura, che cosa è emerso? L'incontro di oggi è stato sicuramente importante, intanto la regione finalmente ha preso consapevolezza del problema, ha già formalizzato una serie di impegni concreti sia a me personalmente che a Sua Eccellenza il prefetto. L'impegno consiste in un mandato che già questa mattina sarà disposto dall'assessorato regionale di 5 milioni e 900 mila euro e che concretamente potrebbe arrivare in mano all'impresa tra circa una settimana. E da qui a 20 giorni poi l'impegno prevede un totale di 15 milioni di euro di pagamento da parte della regione, quindi che ammonterebbe già al 50% del totale scaduto in questo momento. Il punto adesso è verificare se questo impegno della regione sarà mantenuto, per cui manteniamo questo stato di crisi e i cantieri rimarranno ancora fermi in attesa che vedremo con i nostri occhi le copie dei mandati e soprattutto in attesa che l'impresa madre assumerà un impegno formale che nel momento in cui riceverà questi soldi li darà immediatamente alle imprese locali, che ricordiamo sono circa 30, che rappresentano oltre l'85% dell'intera manodopera impegnata nei cantieri autostradali, cioè quasi 500 persone. Quindi vogliono vedere la CAP, insomma, il mandato di pagamento. Sì, diciamo che dopo 9 mesi di ritardi nei pagamenti mi pare il minimo. Sì, hanno continuato in maniera seria e responsabile a lavorare, sacrificando ovviamente, portando al limite l'impegno delle loro imprese. Oggi hanno un problema oggettivo, non possono più andare avanti, non possono più pagare gli stipendi, quindi non è sicuramente un capriccio, ma un problema reale. Perché da diversi mesi che purtroppo non prendono i soldi. E questo ci ha messo nelle condizioni di non poter continuare i lavori alle piccole imprese che girano qua in provincia di Ragusa. Senta, che cosa è emerso da questo incontro in prefettura quest'oggi? Che finalmente la regione si sta facendo promotore di fare respirare l'impresa Cosige e così dovremmo iniziare, Cosige potrà iniziare a fare i pagamenti, anche quello scaduto, quello che chiedono le imprese è lo scaduto, che hanno già da diversi mesi e quindi poter iniziare a lavorare, perché sono fermi per questo motivo, perché ci sono da pagare operai, contributi. Quanto attendete? Ma di preciso non lo sappiamo, perché sono tutte le imprese che aspettano i pagamenti, quindi non ve lo so dire. Superano di più, di più saranno, sono più di 20 milioni, ma so che Cosige aspetta un pagamento di 31 milioni dal CAS. E questo pagamento ancora non gli arriva e quindi non si può continuare.